come zanzare. Oh, sono contento che è tornata tra noi Sara Tommasi. Ciao Sara. Buonasera Beppe, buonasera a tutti. Come stai? State? Come stai? Un abbraccio, un abbraccio. Grazie, che bello sentirti, sono felice di risentirti. Ti ho sentito in grande forma da Selvaggia qualche giorno fa, sì. In cui hai raccontato delle cose pazzesche, ma anche delle cose sulla tua ripresa. Adesso io a tutto posso credere, tranne che tu, però, tranne una cosa. Io credo a tutto quello che dici, tranne una cosa. Una cosa sola non c'è, che sei andata da un esorcista, questo non ci credo, Sara. No, ti giuro che Ania, la mia amica, mi ha portato da un esorcista che ha detto che il caso era grave quando, insomma, ci siamo conosciuti anche io e te, ma adesso ti assicuro che sto bene. Ma scusa, che esorcisti erano? Che esorcisti? Quanti erano innanzitutto? Padre Amort, erano degli esorcisti che hanno detto che la situazione era veramente grave. Per fortuna è andata bene. Cioè, ma che ti ha detto Padre Amort, scusa? Mi ha detto che il caso era grave. E che ti ha fatto? Ti ha toccato? Ti ha visto negli occhi? Ha fatto tutto un rito terribile, che non si capivo niente, non stavo bene, non capivo nulla. Però mi faceva tutto un rito per cercare di levare l'esorcismo da me, però poi è passata, perché comunque hanno visto che la cosa non si risolveva. E invece per fortuna sono andata a Medjugorje e sono andata che stavo meglio. Sì. A Medjugorje, ma adesso sei diventata veramente devota pure te di Medjugorje, non mi dire, dai, su Sara. Non... No, sì, sono devota, comunque la Madonna ci aiuta e io credo che, insomma, le cose che chiedo poi arrivano, ho chiesto delle cose, sono arrivate, cioè, ti credo veramente. Poi ho visto questa nuvola che prendeva la forma di Madonna, è stata una cosa bellissima, cioè veramente esiste Dio, è una prova tangibile, fa dei miracoli continui, è veramente, la religione cristiana è l'unica religione che veramente esiste. Capito Parenzo? Che fa dei miracoli. Dico, non va benissimo. Ma no, tu, ma mi fa piacere non sarete sentirla mica così. Atei voi? Beh, noi sì, noi, io sono molto ateo, sì, anche David, insomma, no, David è ebreo, non può essere ateo, diciamo, no? Laico, no, è ebreo, eccetera. Io sono abbastanza ateo, dai. Sara, no? Ma io capisco però che una come te, però non puoi pensare che eri posseduta dal diavolo. Addirittura posseduta dal diavolo, dai. Ti giuro, mi dicevano così, perché comunque la mia malattia è una malattia molto grave, è una malattia che comunque dà della personalità e quindi ci ha messo lo zampino il diavolo, ci ha messo lo zampino il diavolo. Vabbè. Ma io vorrei, io no, sarei io curioso che... sarei curioso David di vedere le immagini dell'incontro, sì, tra padre Amort e Sara Tommasi, che deve essere stato qualcosa di eccezionale, molto anziano, e quindi non ha voluto fare foto eccetera eccetera, però vabbè, comunque... quello meno male. Comunque io non ci credo, tu dici basta sesso, mi sono convertita, vabbè, ma adesso uno non è che deve esagerare come te facevi prima, può anche fare sesso in maniera normale, cioè non... Sì, ma adesso castità prematrimoniale, dai, ma quale castità? Questa... Ma dai, su, non dire queste stupidaggini, non ci crede nessuno poi quando tu dici castità prematrimoniale. Ci proviamo. Senti, voglio capire una cosa, ma tu hai conosciuto per un periodo Gabriele Paolini? Ma hai visto, è stato arrestato per pedopornografia, prostituzione minorile? Anche lui è bipolare, è una persona che ha dei problemi, che non sta bene, quindi sicuramente si è fatto degli sbagli, li ha fatti perché non sta bene. Ma tu lo sapevi che andava con, almeno no, così? No, non sapevo che produceva del materiale pornografico per conto suo, ma non sapevo, insomma, fino a che punto. Ma lui dice di essere fidanzato, che era fidanzato con questo 17enne, che era tutto, che lui era consenziente. Non vai a capire. Non sapevi niente tu? Non sapevi niente? No. Non me l'aveva confidato, no. Non te l'aveva confidato. Evidentemente aveva vergogna. Te lo ricordi, David? Sì. David, te lo ricordi, sì. Come no? David, saluta. Ciao, cara. Mi fa piacere, cara, sentirti più rilassata, più tranquilla e sapere più del diavolo, secondo me, hanno fatto gli psicofarmaci che aiutano molto in questi casi. Sicuramente, però non ne prendevo in quel periodo, Adesso ne prendo per sicurezza alcuni per un periodo. Ecco, meglio quello dell'esorcismo. Comunque, però non ne prendevo quel periodo, quindi c'è stata proprio una regressione della malattia spontanea che speriamo, dai. Altri che hanno mi avuto fa piacere il tumore, sentirti sono, così.
No, grazie, no. Mi fa proprio grazie. Piacere sentirti, no, ma... così bene che finalmente vai al cinema, certo, questa... vai a vedere, leggi i libri Dostoevskij, cioè, fai cose normali e quindi va bene, sono felice. Però scusami Sara, ma adesso Amort ti avrà detto qualcosa? Il signor Amort, signor Amort. Mi ha detto che il caso era grave, ma... Ti ha detto solo che il caso era... Ma come l'ha capito che era grave? Perché che hai fatto? Ho fatto delle cose assurde anche con lui che non ti posso dire. Cioè, ma che ha fatto? Immaginale. Che ha fatto? Cioè? Cose brutte, non stavo bene, ci provo pure con lui. Ci hai provato con padre Amort? No, dai. Cose terribili. Cose ma veramente? Cose terribili. Cioè, anche con padre Amort? No, cioè, lui ha capito che eri grave quando tu ci hai provato con lui? Sì, dicevo stupidaggini, cosa va. Cioè, che gli dicevi? Che volevi fare sesso con lui? Non mi ricordo, adesso non ricordiamo, cioè, già detto, cioè, ricordiamo cose là, è brutte. No, ma sono cose... Non ricordiamo il passato. No, ma sono cose orrende, per carità, però è clamorosa questa cosa qua. Tu hai detto, lui ha capito che era un caso quasi irrecuperabile, poi si è andato a Medjugorje, eccetera, quando praticamente ci hai provato pure con il signor Amort. Ma il signor Amort c'ha una certa... Sì, ma no, ma veramente chiedevo a tutti di fare robe, era una cosa... Stavo male, avevo delle mani sessuali terribili, ero irrefrenabile. No, ma quello lo so, quello lo so. Provo vergogna per me. Ti hanno ingannato pure perché hanno cercato pure di fregare me attraverso Sara Tommasi, ma lasciamo perdere, va. No, ma è quella storia, no, che Corona perché... quella di Corona? Sì, lasciamo perdere, dai. Sì, vabbè. Lasciamo perdere. Comunque, vabbè, eri posseduta dal diavolo, poi sei andata a Medjugorje. Ma hai incontrato il signor Brosio per caso a Medjugorje? Ah, ho incontrato il signorini e Lady Marini, la signora Marini, quindi stavano tutti e due da Mitta che cercavano la benedizione. Cioè, tu hai incontrato signorini a Medjugorje? Pure sì, lui? Sì. E che faceva i signorini a Medjugorje? Era con la Marini, un fotografo che, non so, si realizzava un servizio, comunque cercavano la benedizione, però erano lì presenti alla benedizione di Mitta. Senti, ma è vero che devi testimoniare a Bari al processo su Berlusconi, là, dell'escort? No, non mi sono presentata, no, assolutamente. Ma vorresti ogni tanto rincontrare... Perché era una parte offesa, ma io non mi sono ritenuta parte offesa, quindi non mi sono presentata. Ma scusa, ma ti piacerebbe, non so quando, prima o poi, incontrare di nuovo Berlusconi? Sì, tantissimo. Ti piacerebbe, Sì. Ti piacerebbe? È stata una persona tanto buona e tanto brava con me. Beh, oddio, nel passato hai detto anche delle cose pesanti su di lui. Ma non stavo bene, guarda, mi sono tanto vergognata. L'errore più grande, fare quei messaggi stupidi, che non stavo bene, chissà con cosa facevo. Cioè tu se dovessi scegliere tra lui e Alfano, che sceglieresti? Lui tutta la vita? Ma certo. Per vabbè, carità. Cosa c'entra adesso? Politicamente, dico, tu sei sempre Berlusconi. Sei sempre berlusconiana o no? Non si può scegliere se due, certo che sono berlusconiana. Certo. Ci mancherebbe altro. Vabbè, Parenzo, che dobbiamo fare? Salutiamo. Io sono contento di aver sentito la voce di Sara, che mi sembra meglio. Squillante, una voce squillante. Mi raccomando, non fare altre minchiate, Sara, perché indirettamente ti tengo d'occhio, Indirettamente. Grazie, ti tengo d'occhio indirettamente, se so delle ma cose. Ma sai che sto conducendo un programma, cioè, insomma, intervengo spesso su Radio, quindi bene, vabbè, bene, bene così, bene così. Un abbraccio. Così. A presto, ciao. Grazie. Borsa, ciao. Ciao. Chi va contro?